La situazione oggi in pratica conferma quanto già anticipato dal ministro Balduzzi nella famosa sua venuta a Taranto del 22 ottobre 2012, in cui anticipò i dati del biennio 2006-2007. Noi come Registro Comune di Taranto abbiamo completato il triennio di incidenza 2006-2008 e siamo stati accreditati all'AIRTUM, che è l'Associazione Nazionale dei Registri Tumori, il che ci permette di dire che i dati sono certi e validati dall'Associazione Scientifica Nazionale. La situazione di Taranto è quella anche confermata da altri studi che nel frattempo si sono susseguiti. Penso allo studio Sentieri dell'Istituto Superiore di Sanità o allo studio della perizia del dottor Forastiere fatta per conto della magistratura. Si tratta di una situazione che vede come provincia di Taranto un livello leggermente superiore a quello degli altri registri del sud come incidenza della malattia. Come città di Taranto, in realtà la città di Taranto soffre rispetto alla provincia di un'eccedenza e quindi ci sono patologie neoplastiche che nella città di Taranto trovano una maggiore incidenza rispetto al resto della provincia. Penso al tumore del polmone, al tumore della pleura, al tumore della vescica e nelle donne nella mammella. Quindi questa è la situazione attuale. Gli obiettivi che ci proponiamo è quello di continuare. Gli sforzi della ASL, del Registro Tumori Taranto, del Registro Tumori Puglia sono quelli di portare avanti gli studi, di avere altri anni di incidenza in maniera da offrire alla popolazione e ai colleghi dati sempre più aggiornati, in maniera da poter offrire un quadro completo di dati che possono servire sia alla programmazione sanitaria, sia alla ricerca scientifica, quindi sia all'assistenza terapeutica.